La piccola Sharon Falcone è tornata a scuola, sta bene ad accoglierla il dirigente del plesso del Santissimo Rosario Tonino Santoro, gli insegnanti e compagni di classe. Sharon, affetta da spina bifida, era a casa da un mese perché mancava il personale sociosanitario adeguato ad assisterla, diversa dalla denuncia del padre della piccola Gianluca Falcone. Alla fine la soluzione è stata trovata. Nelle more che parte il servizio di assistenza predisposto dal comune, per la piccola è stata prevista un'assistente messa a disposizione da una cooperativa locale. I compagnetti hanno organizzato anche una bella festa, è abbastanza soddisfatto e contento sia per me ma specialmente appunto per mia figlia che l'ho vista oggi ridere, con tutto che oggi non voleva venire a scuola, però adesso è contentissima trovando tutta questa festa che gli hanno programmato tutti insieme, sia la scuola che i compagnetti che le maestre. Il padre inoltre ha avuto rassicurazione che tali ritardi non ci saranno più. Abbiamo parlato sia con Gurrieri, con l'assessore Gurrieri, l'assessore Caruano e come adesso il signor Francesco Cannizzo, dicendomi che l'anno scolastico per mia figlia sarebbe chiuso quest'anno come tutti gli altri bambini e che dal prossimo anno inizierà il servizio contemporanea all'attività scolastica, dal primo giorno all'ultimo giorno. Soddisfatto il dirigente scolastico Tonino Santoro che insieme alla famiglia si è prodigato per trovare una soluzione. Sharon è una bambina dolcissima che ho avuto modo di apprezzare in questi 5 anni che l'abbiamo avuta ospite nella nostra scuola. È una bambina che intende andare a scuola, contrariamente a tanti bambini che magari preferiscono rimanere a casa, Sharon ci tiene tantissimo. Finalmente ci siamo riusciti, capisco le difficoltà burocratiche dell'ufficio assistenza, dell'assessorato alla pubblica istruzione, però penso che questa volta ce l'abbiamo fatta, veramente, sono contentissimo di questo.